Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Per quanto riguarda i cantieri sul nostro territorio comunale, ieri mattina è iniziato l'abbattimento e si è conclusa in giornata della casetta di fianco alle scuole Rodari di Bergono in via Corridoni. Questo è il primo passo per la costruzione del nuovo refettorio che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con l'apertura del cantiere. Refettorio che è stato finanziato in parte con i fondi del PNRR e che darà un nuovo spazio utile alla scuola primaria di Bergoro. Sempre sotto il tema dei cantieri, se si passa dalla via Piave e si dà uno sguardo verso il campo sportivo, si può vedere la prosecuzione dei lavori della colonia idroterapica, della ristrutturazione della colonia idroterapica. Si vede infatti la sparizione delle vetrate e alcuni abbattimenti che sono in corso. I lavori proseguono e nei prossimi giorni, sempre per chi passerà da via Piave, noterà anche le nuove piantumazioni nel giardino di fronte al campo sportivo comunale. Passiamo agli eventi del fine settimana. Sabato dalle ore 9 in Piazza Alfredo di Dio la maratona Teleton per la raccolta fonti per la ricerca. Sempre sabato dalle ore 15 alle ore 18 in Aula Magna l'associazione 2L propone una simpatica lettura animata dal titolo Qualcuno salvi il Natale con il laboratorio per i più piccini. In occasione della maratona Teleton in Aula Magna, ma in serata questo, l'amministrazione comunale propone musica e poesia, la poesia e musica con Claudio Mecenero, Carmelo Caldone e Max Piro, una serata dedicata alla musica e alla poesia. Mentre domenica 17 il motoclub fagnanese propone ormai la tradizionale motobabbo, il ritrovo alle ore 10.30 in piazza Alfredo di Dio e la partenza della sfilata alle ore 11.15. Poi sempre legato agli eventi natalizi, per chi vuole sostenere l'asilo di piazza Alfredo di Dio per il rifacimento del cortile e del giardino, si possono acquistare dei panettoni e l'info per le informazioni per questi acquisti li trovate su coordinatore@asilofagnano.it. Sempre in occasione del Natale continuano all'interno delle scuole col CRT delle performance con lo spettacolo Barattoli di Facilità. Colgo l'occasione anche per fare buon compleanno all'associazione Calimari che quest'anno compie 30 anni di attività. L'evento istituzionale invece è quello che è lunedì alle ore 20, sia aperto al pubblico sia in diretta streaming che in diretta sul sito istituzionale del Comune, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.